Ciao, allora sono viva, oggi è sabato 13 luglio e è tardissimo mezzogiorno, io mi sono svegliata abbastanza tardi oggi perché ieri sera ho fatto un po' tardi perché dopo il turno in ambulanza siamo andati fuori con quelli dell'ambulanza e quindi niente, sono tornata a casa tardino. Poi stamattina avevo l'estetista, quindi mi sono dovuta alzare alle 10:40 tipo. Ho fatto tutto e ora è mezzogiorno e sono già di nuovo a casa, tutto bene. Sto facendo operazione smalto, quindi mi sono data il rosso nei piedi. E ora mi darò, non lo so, pensavo di ridarmi questo nelle mani perché mi piace da matti. E lo avevo, ma mi si era tutto rovinato, quindi l'ho tolto e lo volevo rimettere. Quindi quando do lo smalto sulle mani, che non sia semi, permanente, do la base, poi do lo smalto due mani e il top coat, che è fantastico, questo qua di Shaka. Rimetto la crema, che stamattina non l'ho ancora messa. È la solita crema di Estée Lauder, quella giornaliera di cui vi ho già parlato in un video. Però se non la conoscete, vi lascio il link qua sotto per andarla a vedere, per andare a vedere cos'è. E niente, io me la metto tutti i giorni. Adesso ho preso questa bellissima abitudine. Quello che dovrò fare quando mi si sono asciugati tutti i vari smalti, mani, piedi, eccetera, è cominciare un attimo a guardare, dopo aver sistemato la stanza, che è una bomba, come organizzarmi per lo studio di questo maledetto esame che devo ridare, perché ovviamente ora mi sono presa 3 giorni di stacco, perché assolutamente non ci stava. E poi dopo niente, però adesso è ora di iniziare un po' a riguardare cosa fare. Farò questa bellissima cosa, anche se non sono molto propensa, però ahimè, da qualcosa bisogna sempre ricominciare. E poi mi devo riposare perché stasera vado a fare serata con le mie cugine. Andiamo a fare serata e poi dopo domattina andiamo al mare. Non sappiamo ancora se faremo serata al mare o qua in città, però insomma, in ogni caso devo riposarmi. Sono viva. Allora, niente, oggi pomeriggio mi sono riposata un'oretta e per tutto il resto del tempo ho lavorato a questi cavoli di nuovi documenti per l'esame. E poi niente, una certa mi sono fermata perché non ne avevo più voglia e mi sono appunto messa a riposarmi. Dopodiché i miei se ne sono andati, sono andati fuori a cena e con dei loro amici e adesso sono le 7:15 e quindi inizio ufficialmente la serata. Questa telecamera la lascerò a casa, quindi in realtà questa penso sia una delle ultime clip che registro ora. E la serata e stasera teoricamente vorremmo andare a ballare al mare. Se questo è fattibile, lo faremo e quindi mi sono già portata tutte le cose, vestiti, eccetera. Se invece non è fattibile perché non troviamo biglietti, perché non ci va, non lo so, staremo lì a casa loro, faremo serata lì e domani mattina, in qualunque modo vada, andiamo al mare. Quindi quello era il vero obiettivo, diciamo, di questo weekend, andare al mare. Quindi ho preparato tipo 1000 valigie. Ho preso questa qua, che è la nuova borsa mare. Quella che ho preso da Tezenis, che è troppo carina, e qua ci ho messo tutte le cose per il mare di domani, quindi costumi, copricostumi, ciabatte,
tutto il contenuto della mia borsa è qua, quindi soldi, cose. Qua ci andrà il mio spazzolino. E invece questa è la borsa della notte, diciamo. E ci ho messo questa borsetta, due cambi. Ho pensato di o mettermi jeans bianco, quindi jeans bianco con, non si vede niente, con sotto questo body che è tipo tutto trasparente qua, perché sotto ho un tacco, un sandalo col tacco, o altrimenti, poi alternativa questa, è una tutina di questo colore, molto semplice, proprio una tutina classica, con pantaloncino e canotta tutta attaccata, però insomma diciamo che questa con le scarpe alte col tacco sandalo fa un po' un effetto un po' molto elegante, quindi non lo so, per andare via e comunque per stare così in casa o per uscire nel caso siamo in città, mi sono messa questa che è una tutina intera con i sandali ed è color carne, è del mio stesso colore. Spero di riprendere qualcosa, ci proverò e ci vediamo più tardi o domani. All'alba delle 5:54 noi facciamo colazione. Siamo ridotte così, un po' distrutte. E niente, abbiamo fatto serata. Lei è sempre la mia cuginetta. Siamo un po' sfatte, eh? È stato impegnativo, però molto bello. L'acqua, il sale, mi fa questo effetto. E niente. Ciao ciao amore. Sono le 5:40, stiamo andando verso casa. In realtà, cioè, il tempo è stato bello finora. Però ora. Oggi è il giorno dopo. È lunedì 15. E sì, io sono un po' bruciacchiata, ieri non si vedeva troppo forse, ma il sole ha avuto un effetto un po' devastante su di me. E niente, riprendo oggi perché vabbè, ieri sera sono arrivata a casa, ho sistemato tutte le borse che avevo in giro e ho dormito 13 ore stanotte. Sì, dovrei vergognarmi, lo so. Ma avevo troppo sonno e quindi niente, ho dormito. Stamattina ho un po' studiato, più che altro ho sistemato il PC dei documenti e adesso vado in palestra perché questo weekend ho mangiato come un maiale, quindi vado un po' a smaltire e a lavarmi i capelli perché alla fine ieri sera, essendo tornata tardi, non mi sono più lavata. Chiaramente là ho fatto la doccia con l'acqua dolce e tutto quanto, però rimane il fatto che sono tutti annodati. Torno e vado in ambulanza, quindi oggi, ahimè, giornata andata, ma va bene così. Sto cercando di godermi al massimo queste giornate e al momento devo ammettere che ci sto riuscendo. Ne avevo un sacco bisogno di questo weekend, è stato magico. Bene, ci vediamo, non lo so,
credo domani, a questo punto ora non riprenderò più nulla. Ma buondì, buongiorno. Sono le 10:40 di martedì 16. Io sto uscendo di casa perché niente, ieri sera è andato tutto bene, ho fatto ambulanza e basta. E poi però stamattina volevo diciamo riposarmi un pochino, mi sono svegliata alle 9:09. Adesso mi sono vestita, sto uscendo perché devo andare a casa della Giulia a farmi fare le unghie, perché è una cosa che mi ha tipo, cioè, promesso da quando ho iniziato, insomma, a fare il corso da estetista. Quindi ora che ha la qualifica ho detto, quando è che fai le unghie alla tua migliore amica, visto che le fai a tutte? Se stai guardando questo video. Ho appena perso l'autobus, che bello. E niente, questo è quanto. Quindi vado a fare le unghie e poi tornerò a casetta. Eccomi, sono tornata, sono viva. Sono passate un po' di ore, ma nel frattempo ho pranzato con un buonissimo toast, avocado e uovo. E, ho un po' riposato e poi ora sto studiando, ahimè. Volevo farvi vedere le unghiette, anche se in realtà le ho già messe su Instagram, eccetera, però ci tenevo. Ta-da! Queste qui me le ha fatte la Giulie, e quindi se siete di Bologna e se siete interessate, contattatela perché sono molto 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 carine e niente, magari potrebbero fare al caso vostro. Buongiorno! Allora, queste riprese sono un po' distanziate le une dalle altre, ma ahimè è così. Sono giorni un po' particolari. Allora, oggi è mercoledì 17 e sono le 8:30. Noi siamo già svegli da una mezz'oretta. E stamattina andiamo in piscina. Però andiamo in una piscina particolare dove puoi venire anche tu, perché è una piscina per cani. E niente, insomma, quindi siamo molto contenti. Adesso sto preparando la borsa. Ho preso la mia solita nuova di The Zenith. Adesso devo decidere che vestitino mettermi sopra al costume. Ovviamente mi metterò, sfoggerò i nuovi costumi perché sono meravigliosi. E niente, penso che mi metterò un pantaloncino corto con il costume sopra. Anche questo è carino. Questo qua giallo con tutte le palme. E poi si va. Ci vediamo dopo. Thank you.